signori, amici sportivi, buonasera, è Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini della squadra esterna 2 di Trieste, RVM 3 di Milano, che coordinate dal regista Giancarlo Tomassetti vi giungono dall'impianto Sant'Apollonio di Lumezzane, siamo in provincia di Brescia. Campionato italiano dei supermedi con il campione Vincenzo Imparato che difende per la terza volta il titolo conquistato a Bari il 10 giugno del 99, battendo ai punti Maurizio Colombo. Avversario anche stasera sarà Antonio Brancaleone, come il 5 maggio scorso quando i due si incontrarono proprio vicino Rovigo, città natale dello sfidante, eravamo Rosolina per la precisione. Allora vinse Imparato, che approfittò di una certa impasse di Brancaleone, emozionato evidentemente di giocarsi le chance tricolori in casa. Questa sera l'incontro potrebbe vivere proprio della ritrovata vena di Brancaleone, ben deciso a riscattare la scarsa esibizione di 6 mesi fa. Imparato permettendo tuttavia, perché il pugile di Vigevano fa sempre molto bene i conti sul ring, a volte potrebbe dare e fare di più, ma a lui importa soltanto conservare il titolo. Lo spettacolo, lo ha sempre detto, lo potrebbe riservare per qualche incontro con un titolo internazionale in palio. Non dimentichiamo che nei supermedi c'è Silvio Branco, mondiale WBU, ma il pugile di Civitavecchia non sembra avere alcuna intenzione di incontrare Imparato. Sembra infatti che potrebbe sfidare Sven Otke per il titolo mondiale IBF nel prossimo dicembre, ma se devo dire la mia non credo a questa possibilità, perché Branco ha sempre evitato con cura i pugili più pericolosi, almeno sulla carta, più forti. Vedremo comunque. Vincenzo Imparato, Colonia Loreni, lo abbiamo appena visto poco fa, è nato a Vigevano il 28 dicembre del 1969, ha un record di 17 vittorie, di cui 9 prima del limite, 4 sconfitte, un verdetto di parità. Al peso ha fatto segnare 75 kg e 900 grammi. Lo sfidante, in pantaloncini gialli, è Antonio Brancaleone, anche lui Colonia Loreni. È nato a Rovigo, come detto, il 5 febbraio del 76, vi sono 6 anni abbondanti di differenza tra i due. Ci sono 5 anni di differenza. Il record, 13 vittorie, di cui 6 prima del limite, e un verdetto di parità. Al peso, Brancaleone ha fatto segnare 75 kg e 300. L'arbitro è il signor Enzo Giancamilli di Ancona, i giudici Sauro Bertaccini di Forlì, Giuseppe Quartarone di Bologna e Gaetano Virgillitto di Torino. Intanto un accenno di inno italiano per i due pugili. Ecco il campione Imparato, deve fare i conti con la maggiore giovinezza del suo sfidante. Eccolo qui, Antonio Brancaleone, sono ambedue della Colonia Loreni. Tra l'altro, ma lo facciamo proprio per togliere una patina di malinconica direi di pochi minuti fa, sono 4 anni da quando Imparato incontrò con il titolo in palio dei pesi medi Fabrizio De Chiara. Eravamo ad Avenza, era il 16 novembre del 1996, al termine di quell'incontro Fabrizio De Chiara morì, fu un incidente drammatico, un incidente gravissimo da quale peraltro tutti quanti noi abbiamo dovuto riprenderci Imparato per primo. Il regista di quella sera era Tomassetti, come questa sera, e io stesso parlavo, commentavo quell'incontro, maledetto, occorre dirlo. Ed ecco Imparato, poi una nuova vita sportiva per lui, ha saputo riprendersi, ha saputo riproporsi con la sua serietà, la sua bravura, ed eccolo qui, nella categoria dei supermedi, titolo conquistato, come detto, lo scorso anno a Bari, contro Colombo, difeso da Vezzano nel dicembre, sempre contro Colombo, poi la sfida del maggio scorso a Rosolina contro Brancaleone, sfida vittoriosa, ed ora la rivincita con Antonio Brancaleone. In pantaloncini blu con fascia dorata il campione, pantaloncini gialli per Antonio Brancaleone. L'arbitro, come detto, è Enzo Giancamilli di Ancona. Il
seguito in silenzio quasi religioso in questa prima fase del combattimento dai presenti nell'impianto Sant'Apollonio qui a Lumezzane. Operosa e ricchissima cittadina del Bresciano. Dall'altro il tempo inclemente che sta il destro intanto il Brancaleone segna. Ancora Brancaleone approfitta del momento positivo, poi scivola. Problemi alla caviglia destra per Brancaleone, poi il regista Tomassetti, coadiuvato dal RVM 3 di Milano, ci farà rivedere questa immagine chiaramente oltre ai colpi che Brancaleone è riuscito a portare in quell'episodio. Ha trovato un varco nella difesa pur ermetica o quasi di imparato. Ancora Brancaleone molto intraprendente, ha già detto il pugile di Rodrigo di voler riscattare la magra figura di Rosolina. Rosolina è una cittadina in provincia di Rovigo dove si combatté il primo incontro fra i due quando Brancaleone era ancora imbattuto. Vediamo. Ancora il sinistro di Brancaleone che mette un po' in difficoltà il campione. Peraltro il pugile di Rovigo ha un allungo ben maggiore del campione. Un campione che ha dalla propria comunque una solidità anche mentale di primissimo livello, esperienza. E termina la prima ripresa, una ripresa per lo sfidante Antonio Brancaleone che pur non avendo avuto una superiorità nettissima ha comunque dato una dimostrazione di preparazione sicuramente di altissimo livello, come peraltro anche il campione, ma era atteso un pochino al bivio Brancaleone. Eccolo qui con il maestro Donatoni. Tieni sulle mani, hai il braccio sinistro che ti serve giù, tieni sulle mani, ma tieni sulle mani, lavori sempre di capo, guarda che tieni il gancio da destra, non buttarti, ciglia okay? Il naso, non buttarti, ciglia il naso, ciglia il naso, ciglia, okay? Ciglia. Ciglia, non buttarti, non ti il gancio da destra, va bene, lo porti all'angolo, lo porti all'angolo, ti esci, e no, ti quando vedo che va, okay? Va, va, ecco, abbiamo sentito il tranquillo colloquio tra Nicola Donatoni e Antonio Brancaleone e siamo alla seconda. Ancora iniziativa di Brancaleone che è chiaro se vuole tentare di conquistare il titolo deve attaccare e soprattutto un pugile come Imparato, sempre sornione, sempre teso a bruciare meno energie possibili per arrivare all'obiettivo. Ancora la combinazione di Brancaleone. Molto mobile Brancaleone, schiva il sinistro di Imparato, poi rientra a sua volta. Occorre dire, prima abbiamo visto che quando lui è scivolato arretrando su un il montante di Brancaleone, doppiato. Era scivolato arretrando su un destro non forte ma preciso di Imparato. Prima,
avanti dall'angolo per Branca Leon, invitato a non gettarsi contro l'avversario, bensì avvicinarsi boxando, giustamente per evitare i colpi d'incontro, sempre pericolosi, soprattutto da un pugile tempista ed esperto come Vincenzo Imparato. Break. Anche in questa seconda ripresa, fino adesso i colpi più belli li ha fatti vedere Branca Leon, reagisce Imparato in questa frangente. È riuscito a ben difendersi Imparato nella circostanza, ha piazzato a sua volta un paio di colpi. Bravo Branca Leon, in assoluto equilibrio. Ancora Branca Leon. Adesso con la terra. Break. Ancora Imparato è costretto a arretrare sugli attacchi, sul jab di Branca Leon. E termina anche la seconda ripresa, a mio avviso di nuovo per lo sfidante. Andiamo da Vincenzo Imparato, e Ciro Converti è il suo maestro. Però le mani devono essere veloci a tornare su, eh? Dove hai fatto? Due sinistre, adesso sulle mani e passi indietro, tronco e rientra, eh? Capito allora? Visti che il sinistro proprio arriva bene, bene, bene. Respira bene, respira bene. Capito allora? Ma che lui porti i ganci larghi, sta attento sulle mani, eh? Come prima, eh? Roberto? Capito, Roberto? E abbiamo rivisto i due colpi di Branca Leon che hanno caratterizzato la seconda ripresa. Una ripresa che a mio avviso Branca Leon si è aggiudicato non certamente con un divario tale da far gridare alla sorpresa, ma insomma ha avuto più efficacia, più attività, insomma anche più precisione peraltro, eh? E siamo alla terza ripresa, si prospetta di notevole difficoltà questa difesa di titolo dei supermedi, titolo italiano, da parte di Vincenzo Imparato, ha di fronte un Branca Leon ben diverso da quello visto 6 mesi fa a Rosolina. Allora fu un Branca Leon bloccato dalla emozione, questa volta il pugile veneto di Rovigo appare ben diverso. Vediamo, siamo alla terza ripresa. A vuoto Imparato, lo abbiamo sentito all'angolo con il maestro Ciro Converti. Suggerimento di usare maggiormente il gancio sinistro. Vediamo se Imparato riuscirà a sfruttare questa sua arma. Tocca il sinistro di Branca Leon sull'attacco di Imparato. Spinge un po' Branca Leon. Fasi non propriamente limpide. Invitato a non tirare a sé l'avversario Imparato da parte dell'arbitro Enzo Giancamilli. Box un po' faraginosa in questo scorcio di terza ripresa, il sinistro in uscita da parte di Branca Leon, che poi approfitta, tenta quantomeno di approfittare della situazione, non ci riesce a pieno per la pronta difesa del campione. A vuoto poi il rodiglio. È stato bravo Imparato a schivare e toccare appena l'avanzare dello sfidante. Tentato una bella azione Branca Leon, non c'è riuscito, si è abbassato Imparato di quel tanto da mandare a vuoto il colpo dello sfidante. Un destro da lontano di Branca Leon, l'esterno dei guantoni. Bravo Branca Leon, tocca sinistro e destro, non riesce a reagire con proprietà Imparato, perché Branca Leon se ne va, non rimane come si dice in gergo sui colpi, e fa bene, è ovvio.
imparato, non è riuscito a inquadrarlo subito nel tentativo di reagire. La Branca Leon in avanti, toccato da un sinistro di sbarramento da parte di Imparato. E termina. Terza ripresa, una ripresa su un piano più o meno di equilibrio tra i due pugili. Sentiamo l'angolo di Branca Leon. Sotto, senza buttarti in avanti. Guida il cellulare. Non è mio. Ma vuoi che abbia il telefono? Perché che c'è il telefono? C'è qualche mal educato. Tranquillo. Ascolta Antonio, è la spalla sinistra. È la spalla sinistra troppo giù, tieni sulle spalle, sta coperto. Okay? È pesante. Lo so. Okay. E allora ti vai un po' indietro, fai qualche passo indietro e respiri un po'. C'è cuore alla bocca. Fai il cuore alla bocca, su. Antonio. Vedi, stiamo dicendo, conduci il match, conduci il tuo match. Siamo? Bene, abbiamo sentito il simpatico duetto tra Branca Leone e Donatoni, addirittura un telefono che squillava. Branca Leone dice di chi è il telefono. Questo sta a dimostrare comunque non una mancanza di concentrazione, anzi una estrema serenità con la quale il Rodigino sta affrontando questo incontro. Avete sentito i suggerimenti del suo maestro di tenere alte le spalle, di tutelarsi un po' dai colpi di Imparato, tentare di farlo quantomeno. Risposta di Branca Leone che piazza un bel sinistro, Imparato è pesante, certo è pesante. Tra l'altro è Imparato di là di tutto, ha un bel colpo, un bel destro, che usa con parsimonia, ma no, è pesante. Comunque le quattro riprese. Tentando Imparato di prendere i tempi giusti per poter piazzare i propri colpi, cosa che non è riuscito a fare fino a questo momento nel corso delle prime tre riprese. Ora la mia sensazione è che Branca Leon si stia un po' digiunendo, tiene troppo basso il braccio sinistro, perlomeno in questa prima fase di quarta ripresa. Tenta di lavorare al bersaglio grosso lo sfidante, se ne va dall'angolo Imparato senza subire danni, in una posizione in vero scomoda. Si scopre nel colpire Branca Leon, non ne approfitta Imparato. Il destro di Imparato dritto. È dall'inizio di questa quarta ripresa che vedevo Branca Leon diverso improvvisamente. È cambiato anche l'atteggiamento difensivo da parte di Branca Leon. Un boxare strano questo, o ha qualche problema fisico, ma non sembra, a giudicare del colloquio con il suo maestro. Parte troppo da lontano lo sfidante, si chiude Imparato. Ora si è rimesso in guardia normale il destro di Imparato. E la prima fase della quarta ripresa è servita a Imparato a prendere le giuste cadenze, la giusta distanza da Branca Leon, che dal proprio canto ha avuto un momento di disattenzione prolungato, e la ripresa è per Imparato abbastanza nettamente. E andiamo proprio all'angolo del campione, perciò con il passo laterale e a destra. Un attimo, ha capito? Sì. Passa laterale e a destra e metti il destro che ci sta, spostati bene a destra, mettilo dietro. Ah, qua. Hai capito? È entrato bene, quello li devi fare adesso. Tieni quel ritmo lì, respira bene. No, qua dietro. Capito allora?
l'hai provato prima, va bene. Laterale, destro. Con lì è colpa che va. Non occorre portarne tante. Via. Quando sei vicino mi devi mettere il gancio destro. Quando sei vicino il gancio destro. Molta tranquillità anche all'angolo di Imparato, effettivamente converti nei suoi suggerimenti a colto nel segno. E peraltro con anche dire che Imparato ha saputo applicare i suggerimenti dell'angolo. Di suo ci ha messo anche Brancaleon, non combattendo come aveva fatto nelle prime tre riprese, insomma una quarta per il campione. E ora siamo nel quinto round, c'è ancora un leggero vantaggio al momento per Brancaleon. Il destro da lontano di Brancaleon a segno. Vediamo se la quarta ripresa sarà stato il cambiamento di tendenza, di direzione del combattimento, oppure un episodio in favore di Imparato, con Brancaleon pronto a riprendere l'atteggiamento delle prime due riprese. Soprattutto il destro di Imparato pesante, segno. E sentito, l'ha sentito Brancaleon, è provato il pugile di Rovigo, tenta la reazione, ha assorbito chiaramente, ma è scosso Brancaleon dal destro pesante di Imparato, che è riuscito ad arrivare a segno. E quel destro suggerito da Converti ha dato i suoi frutti. Passo laterale e destro pesante da parte di Imparato, con Brancaleon impossibilitato e incapace di porvi un argine. E il colpo sicuramente più incisivo che i due pugili si sono scambiati in queste prime cinque riprese. Destro del campione, è un destro che gli farà vincere la ripresa e mettere in perfetto equilibrio il combattimento. Poi occorrerà vedere quanto questo colpo potrà aver inciso sulla resistenza e sulla sicurezza soprattutto di Brancaleon, perché così lato si sa è uno sport che vive anche di equilibri psicologici e non soltanto fisici, per cui Brancaleon dopo due riprese e mezzo condotte con ottima baldanza, ora si vede il destro di Brancaleon, bello, bel colpo da parte dello sfidante. Il destro ancora di Imparato, l'incontro entra nel vivo, tra l'altro correttissimo, occorre dirlo. Ancora Brancaleon sta dando la sua impronta al finale di combattimento, ha cambiato guardia, va a vuoto dopo anche Imparato. Stop. Box. Ancora Brancaleon gira intorno, poi in goccia dell'arbitro. Certo, è una ripresa difficile perché ha una supremazia netta di Imparato all'inizio, ha fatto seguito una bella reazione di Brancaleon, ma a mio avviso la preferenza va a Imparato, anche se non nettamente, ma Imparato si aggiudica questa quinta ripresa con la quale va a pareggiare un po' l'incontro. Sentiamo comunque Brancaleon e Donatore. Se mi sento stanco in quella posizione, cerco di fare un po' di pausa e ripartire. È sempre sotto lui. Dai, ci siamo. Ci siamo. Vai, ascolta un attimo, Antonio, bisogna andare da qui. No, dai, non fallo venire avanti. Stavo spendendo energia. Stai indietro. Stavo. Tocca sempre di sinistro. Tocca sempre, non fagli prendere iniziativa, devi condurlo tu il match. Il match è tuo, è grosso, devi condurlo. Vuoi un po' di rischio. E abbiamo sentito la confessione di Brancaleon. Sono stanco, ho detto più volte al suo maestro. Vediamo, l'incontro è lì, è su un piano di perfetto equilibrio, secondo una mia valutazione ovviamente. Vediamo, siamo entrati nella seconda parte del combattimento.
Franco Leone ha confessato di essere stanco, vediamo se sul ring saprà scovare, no? Dalla sua volontà, dal suo animo, dalla sua grinta, le energie necessarie per portare avanti questo incontro. Siamo soltanto alla metà, per cui c'è ancora tanta di strada. La testata involontaria da parte di Imparato, assolutamente involontaria. Il sinistro di Imparato colpisce anche Branca Leon. Poi uno sguardo di Branca Leon al suo angolo. Si abbassa Imparato, ma è anche furbo Branca Leon andare sopra. Viene zittito Nicola Donatoni dalla parte dell'arbitro Enzo Giancamilli. Io non mi stancherò mai di contestare questa regola, diciamo così, è pugilato, che all'angolo non si può incitare né indicare la miglior tattica ai propri assistiti, cosa che avviene invece in tutte le discipline del mondo, al calcio, al basket, al pallavolo, tennis, chiaramente tennis non durante gli scambi, certamente, ma durante i cambi di campo, nelle competizioni ufficiali, come no. Va bene, andiamo avanti comunque. Il sinistro di Imparato segno. Non ha più la lucidità comunque Branca Leon, messa in mostra nelle prime riprese. Questo braccio sinistro messo lì così non mi piace per nulla. Dalla sensazione Branca Leon di tentare più il colpo risolutore che non in tattica del mattone sul mattone, colpetto alla volta per arrivare in fondo. Vedo molto meglio Imparato in questo scorcio di combattimento, molto meglio. Anche mentalmente appare più solido in questo momento Imparato. Al vuoto Branca Leon. Calato repentinamente Branca Leon. Una ripresa in equilibrio con una preferenza per Imparato, che ha condotto questa ripresa. Non vi sono stati grossi scambi, ma insomma. Bisogna che facciamo di più, però, eh. Io ti devo chiedere di più, Antonio. Devi lavorarlo da distante, ok? Mi schiva quell'estro, me ne mette il diretto estro. Allora, ecco. Devi essere veloce. Belli belli veloce. Allora stai, sì. Devi stare attento al gancio. Certo. Ditemi sempre il gancio destro, certo. Ok? Perciò io devi uscirgli, ok? Devi uscirgli, e devi uscire, ok? Vai a distanza. Devi uscire il gancio destro. E quando esci devi tenere su quella mano, ok? Certo. È il posto. Vasellina per piacere. Vasellina per piacere. Devi condurre il match. C'è qualche difficoltà da parte di Antonio Branca Leon. Mancano 4 riprese al termine. Al giro di boa Imparato è arrivato molto più sereno, molto più in grado di poter dire la propria. Direi tatticamente è più ferrato il campione Vincenzo Imparato che non Antonio Branca Leon, che ha dato anche dimostrazione al suo angolo di ogni tanto di non sapere la giusta direzione tattica del suo combattimento. Ecco Imparato esce fuori dall'attacco di Branca Leon coprendo 2 mani. Ha detto Branca Leon che Imparato, il destro di Imparato, preciso. Ancora, smorfia inequivocabile da parte di Antonio Branca Leon. Tutti e due, ok. È stato un bel destro quello di Imparato.
Maccaglione era già in confusione e quel colpo di sicuro ha fatto aumentare le problematiche nell'assetto tattico da parte del Fugio di Rovigo. Tenta di colpire Brancaleone, ma imparato è ben chiuso, poi a sua volta arriva a segno in uscita dal corpo a corpo. Siamo nel corso della settima ripresa. Si avvicina Brancaleone. Ma non dimentichiamo che all'angolo gli è stato suggerito di combattere da lontano. In questo modo fa il gioco del campione, lo sfidante. Con le sue braccia lunghe era riuscito nelle prime due riprese soprattutto a mettere in difficoltà Imparato. Break! Passa indietro. Ora, portandosi sempre più di frequenti a questa distanza, è chiaro che favorisce Imparato, lo favorisce perché Imparato è più propenso a combattere non dalla distanza ma a distanza ridotta, non in corpo a corpo ma a distanza ridotta, non a piena distanza. Intanto cambia atteggiamento delle braccia, dei guantoni Brancaleone, il destro ancora di Imparato, ha preparato l'azione con il sinistro, il campione è andato a segno. E l'incontro sta volgendo nettamente in favore di Vincenzo Imparato, in considerazione del fatto che Brancaleone è in confusione tattica, ora a meno che non riesca con la forza a sovvertire l'esito del combattimento, questo sta volgendo nettamente in favore del campione che si aggiudica la settima ripresa in virtù di una grandissima lucidità tattica e anche di una notevolissima freschezza atletica, adesso, al contrario di Brancaleone. Sentiamo, non ce la fa più. Converti. Devi cercare di fare quel lavoro lì, passo laterale e metti il destro, che ci sta. Lui ormai fa solo quel lavoro lì. Quando sei vicino, mettilo sto mondando, va bene. Mettilo il mondando a fegato, hai capito? Quando sei vicino, mettilo il mondando a fegato. Lui adesso c'è che solo di spingere e tenere. Fai nervosire. Sì, nervosire, cioè. Invece non ti devi nervosire con Giallo, come hai fatto fino adesso. Ancora altro un po'. Posso guardare? Va bene. Perché attento sulle braccia, okay. Non contano. Via. Capito? Via tutto. Sulle mani. Abbiamo sentito il colloquio tra Imparato e Converti, abbiamo visto anche alcune immagini che il regista Giancarlo Tomassetti ci ha riproposto della settima ripresa. Ora siamo all'ottavo round e l'incontro sta virando decisamente in favore del campione Vincenzo Imparato, che dopo aver subito nelle prime due riprese ha bloccato l'avanzata dell'avversario nel corso della terza ripresa, poi quarta e quinta sono servite per riequilibrare il combattimento, una sesta di studio e la settima. Stop. Il vantaggio per il campione Vincenzo Imparato. Attenzione, box. Brancaleone in avanti tenta di volgere in proprio favore questa sfida. All'angolo c'è anche Carlo Brancaleone, peso welter, fratello di Antonio. Ancora tocca Imparato, esorcizza gli effetti Brancaleone con un balletto improvvisato lì per lì. I colpi sono arrivati, il sinistro ancora di Imparato, inesorabile il campione, una partenza lenta nella quale ha fatto sfogare la testata. La testata. 6, 7, 8. E si è tagliato forse? Sì.
dai là. Esce tagliato da uno scontro, la testata. Dottore? L'arbitro chiama il dottor Mazzoni. È presente anche il dottor Mario Neo Sturla in rappresentanza della Federazione Italiana, ricordo Sturla, presidente della Commissione Medica Europea, copresidente della WBC, sanguina anche Branca Leon. Verdetto ai punti. Allora si va ai punti, si va ai punti perché viene interrotto il combattimento. Allora la ripresa era in favore, questo è anche un risvolto regolamentare. Ecco qua vediamo, eccola la testata chiarissima, grazie Tomasetti, chiarissima la testata di Branca Leon, che si va a scusare ora con il proprio avversario, per cui se viene risolto il combattimento, ecco, rivediamo ai punti, imparato conserva il titolo. A mio avviso, e sto parlando con il giudice Bertacini, a mio avviso era in vantaggio in quel momento. Vediamo comunque la lettura dei cartellini per avere la certezza dell'esito di questo combattimento, un combattimento che comunque imparato stava ormai portando a casa in maniera chiarissima, con Branca Leon incapace secondo me di sovvertire l'esito del combattimento se non con un colpo, classico colpo imprevedibile, no? Che nel pugilato ci sta tutto, ci sta semplice. Ancora all'angolo, ecco, rivediamo di nuovo l'episodio che ha dato lo stop al combattimento, destro a vuoto di Branca Leon che poi si avventa addosso, ha imparato sullo slancio del colpo, forse avrebbe potuto anche fermarsi Branca Leon, ma non l'ha fatto certamente, non per volontà, ma è probabile per una certa mancanza di lucidità, considerando che in questa ottava ripresa lo sfidante stava subendo in maniera abbastanza netta. Ecco lì la testata, chiarissima, pesante quanto involontaria, ma determinante ai fini dell'esito del combattimento, che viene sospeso dopo l'intervento del medico e si andrà al conteggio dei cartellini al momento, perché è chiaro che non ha dato la squalifica a Branca Leon, non è stata una testata volontaria sullo slancio. Io dico, rivedendo, che magari avrebbe potuto frenare, no? Branca Leon, ma ormai era partito. E tuttavia occorre dire, ecco qua rivediamo che balletto di Branca Leon a esorcizzare, ecco il verdetto, detto unanime. Primo giudice 77 a 75, secondo giudice 77 a 75, terzo giudice 77 a 75. Tre cartellini uguali per imparato, credo, e sì, si dispera Branca Leon, ma è giusto giusto, mi ha detto come si fa, dice Donatoni, ma a mio avviso è giusto. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi sentiremo i protagonisti. Mi ha preparato una cenetta. Aveva uno splendido vestitino, sempre mano nella mano. Ma dai, e cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano, voglio il meglio. Sì, sì, siamo qui, vediamo di sentire i due pugili, Branca Leon, eccolo che è ancora sul ring, vediamo di sentire, abbiamo visto chiari cenni di dissenso da parte di Branca Leon e il suo angolo, vediamo ora, tentiamo di sentire proprio il pugile di Rovigo. Eccolo qui, Branca Leon. Qual è la telecamera? Questa? Quella, sì. Branca Leon, mi pare non hai gradito troppo questo verdetto, mi siedo anch'io allora. No, non l'ho proprio gradito.
Però non so, io devo dirti i colpi, ecco, ti faccio vedere quello che ho letto io nel combattimento, le prime due riprese per te, certamente, le prime due, terza pareggiata, poi imparato, ha recuperato e alla fine con che due punti c'erano, anche per me. No, io ti dico per esempio, guarda, nella settima e ottava ripresa, anche nell'ultima insomma, avevi preso qualche colpo, sono... no? Mi sono preparato su un match. Ma su questo non c'è dubbio? No, su un match di portare tanti colpi, di cui 3-4 a segno, andare via, riposare, fare un altro scarico. Questa sera avete visto, dopo maggio, un Brancaglione molto diverso, sicuramente, molto, diverso, molto migliore. Certo. Migliore, una preparazione molto lunga, dal 25 di agosto che io sono in preparazione. È fuori mattina, dubbio questo, ma mattina e pomeriggio. I due punti credo non siano furto. I due punti, diciamo, la vittoria di imparato. Questo... Beh, a questo punto facciamo una testa, a questo punto facciamo la pareggiata. Facciamo il quarto, ho vinto io a questo punto. Donatoni, scusa. Comunque la testata è molto involontaria. Questo... Beh, infatti, il verdetto è ai punti, no, ma l'hanno riconosciuto. Vi ho visto un po' non accettare il verdetto. A mio avviso la vittoria di imparato ci può stare. Ci può stare la vittoria di imparato. Anche perché, scusate, io ho sentito i vostri colloqui all'angolo. È imparato, Antonio non è sempre riuscito a fare quello che avrebbe dovuto, no? Non è sempre riuscito a fare quello che ha voluto, però sicuramente se arriviamo alla fine dei 10 riprese sicuramente portavamo a casa il titolo. Poi perché credo nelle possibilità di Antonio. Per quanto riguarda il verdetto, chiedo scusa, ma il cuore mio è per Brancaglione. Per quanto riguarda il fatto che non ho accettato il verdetto, l'ho fatto. Ecco, rivediamo la testata. Ci fai rivedere Tommaso, senti, per cortesia. Sì, è chiaro che una reazione... Dovuta soltanto al fatto che seguo Brancaglione. Ecco, certamente. Rivediamo un attimo. Involontaria, ma netta. Netta. L'ho detto subito che è netta. Certo. Mi sono subito scusato comunque, con imparato. Hai fatto con... bene. Io però vorrei riconoscere che nelle ultime due riprese imparato ha fatto un miglior pugilato. Questo che è lì che ha vinto l'incontro, la settimana in ottava, dimmi, dica lei. Cosa dico? Se dico che, le ripeto, solo sarà retorico che dovevamo arrivare alla fine del match. Ah beh certo, certamente, però adesso... Perché noi potevamo ancora aumentare dei ritmi. Diciamo che è stato anche sfortunato, magari nel frangente, non capito. Poteva ancora boxare ancora più veloce. Va bene, mi sono perso... Ah, in parte qua, eccolo qua. Allora, ha imparato... Un verdetto che poi alla fine, nonostante tutto, credo che sia Brancaglione che Donatoni abbiano accettato il verdetto, molto sportivo devo dire Donatoni. Un incontro tuttavia ben diverso e più difficile da quello di Rosolina, perché all'inizio Brancaglione soprattutto ha messo in difficoltà. Io ho dato le prime due riprese a Brancaglione, una terza pareggiata, poi tu hai recuperato. Nelle ultime due hai messo la marcia giusta. No, diciamo che era più preparato l'altra volta, si è visto, era molto più convinto. Sì, le prime due diciamo che le ha vinte lui, mi ha messo un attimino in difficoltà, ma io aspettavo di scaldarmi un attimo, due o tre riprese. Poi infatti se non prendevo la testata stavo andando molto bene, stavo ingranando bene il match, ecco. Stavo spingendo proprio bene. Forse quello che manca da questo incontro, le ultime due riprese. Possiamo vedere, Tomassetti, alcune immagini di questo incontro, peraltro molto bello e soprattutto corretto. Ecco, vediamo alcune immagini qua. Sì. Qua siamo all'inizio, sì. Quando Brancaglione ha sparato dei colpi mica male. Sì. Però ero ben coperto. Sì, però comunque quella scivolata. Sì. Si stava per ingambarellare da solo. Sì. Bel montante. Bene, sì. Questo è il colpo migliore con il diretto seguente, no? Sì. Non male direi Brancaglione in questa gente, Guarda, ci siamo preparati appunto, sai, su 3, 4, 5 anche colpi a scarica su 10 riprese. Però qui eravamo ancora all'inizio, dopodiché il diesel si è messo in moto. Beh, poi scusa, vuoi mettere anche l'esperienza di imparato poi alla fine, quindi. Sì, l'esperienza, ma anche bravura. Anche qua bravura. È diverso. Qui hai preso il sinistro, però hai messo anche il destro bene. Ancora vediamo alcune fasi. Qui dovremmo essere nel corso della quinta o sesta ripresa. No, qua siamo nella quarta ripresa. Qui abbiamo cambiato, stiamo andando avanti nel corso del combattimento, stiamo un po' rivivendolo un tantino. E a parte le prime due riprese, dov'è che ti ha messo poi in difficoltà Brancaglione? Con quale sfumatura tattica direi?
ma diciamo mi ha messo in difficoltà un attimo perché l'ho visto più veloce dell'altra volta, ecco, l'ho visto più sciolto, l'altra volta l'ho visto molto più teso. Nel primo due riprese l'ho visto molto più sciolto, quindi le braccia gli partivano di più e quindi con quei 3-4 colpi mi ha messo un attimo in difficoltà. Tempo un attimo di prendere la misura, di capire un attimino la sua intenzione, poi diciamo ho proprio sentito dentro che sì, la marcia in più la mettevo senza nessun problema. Senti una cosa, e adesso che cosa facciamo? Voglio dire, tu hai detto più volte vorrei incontrare Silvio Branco, ma lui credo che non ti voglia incontrare. No, ma io penso che lui non gli interessi questo match, perché lui penso che abbia altri obiettivi, penso vuole andare adesso su un titolo che vuole combattere in Germania, vuole unificare il titolo IBF. Sì, Conocchio, sì. E quindi non so se lui viene a rischiare, diciamo, un match. Dici rischiare? Tutti i match sono rischiosi, cioè non è detto che si combatte con un pugile inferiore e si torna a casa vittoriosi. Allora, in possibilità di incrociare Branco, che cosa facciamo? Non lo so, il mio manager mi ha promesso che mi faceva fare un mondialino, perché sennò sono anche un po' stufo di fare tutto l'Italia. Poi con gli stessi avversari. Sì, sempre quello. Due volte Colombo, due volte Branca Leone. Mi sembra ridicolo, cioè la gente che mi vede dice: imparato, cosa fai? Continui a combattere con gli stessi avversari, ora che cambia un attimino. Spero che mi danno una possibilità. Tu come ti senti? Dici, prima Branca Leon è esperto a 31 anni, ma 31 anni occorre anche poi valutarli, vi sono 31 anni e 31 anni, insomma, no? I tuoi come sono? Sì, io ho 31 anni ma mi sento benissimo, cioè io ogni ripresa che faccio mi sento bene, mi preparo bene, quindi non mi alleno così giusto per allenarmi. Gianfranco Rosi ha fatto scuola. Ecco, anche se diciamo combatto poco, ma io mi alleno sempre, cioè non vado in palestra giusto per andare, ecco. Io il pugilato mi piace, quindi io se lo voglio fare lo faccio bene, sennò certo. Volevi dire qualcosa, Antonio? No, io il titolo d'Italia basta. Ah sì, è la risposta alle tue mire invece un po' internazionale. Dimmi. Volevo salutare tutti i ragazzi di Vigemo, di Gambolò, del Basport, la mia ragazza e gli amici di Montoro, di Piemonte e quelli che sono in Germania che mi guardano sempre. Ti ringrazio, mi fate i complimenti soprattutto. Allora, sì, come vorrei salutare un'amica in Austria, ciao, amici del shooter, tutti quanti, del Borsa, Mazzetto Marco e il mio amico Balolle. Bene. Ciao a tutti. Fatti saluti, possiamo salutare anche noi allora, qui da Lumezzane con Vincenzo Imparato che ha conservato il titolo italiano dei Super Medi. Grazie alla regia di Giancarlo Tomassetti e alle riprese dell'Esterna 2 di Trieste con l'RVM 3 di Milano. E grazie a voi ovviamente per averci seguito fino a quest'ora. Buonanotte.